Sono stata vittima di hater sui social. La gente non ha più niente da fare. Che schifo, ma sei brutta. Io ne ho parlato con i miei genitori. Questa è Radio Immaginaria. Di haters sui social ce ne sono sempre di più e alcune volte anche noi adolescenti ne siamo vittime. Io sono stata vittima di hater sui social per circa 3 anni. È stato tutto periodo estivo, quando la gente ti vede in costume, sono partiti un sacco di insulti. Sei troppo magra, ma sei piattissima, che schifo, ma sei brutta. Mi hanno portato molta più insicurezza. Si cerca sempre di nasconderla, perché più la mostri, più gli altri se ne approfittano. C'era uno della mia città che mi aveva un po' insultato sui direct, e solo poi ci siamo visti faccia a faccia, quindi si è risolto. Io ho una pagina in cui tratto principalmente di argomenti piuttosto leggeri. La maggior parte delle volte che mi arrivano dei commenti negativi sono sempre sul fatto che io perda tempo. Queste persone magari non hanno una passione e decidono di attaccare gli altri. Un giorno mi è capitato di commentare un post e un tizio a caso mi fa: "Sei zitta". A me non verrebbe mai di dire una cosa cattivissima, sono persone dietro lo schermo, però a quanto pare sui social tutto permesso. Sono stata insultata, diciamo, su una di quelle app anonime. Questo ragazzo mi aveva scritto delle cose davvero brutte, minacciandomi di morte. Io ne ho parlato con i miei genitori, gli sono stata davvero tanto male, anzi ci penso ancora. Il fenomeno dell'hating si sta sviluppando anche nel mondo dei videogiochi e ne abbiamo parlato con due gamers. Nel nostro canale Twitch abbiamo avuto parecchi haters, anche più di uno. Molto spesso ci dicono che non gli piace quello che facciamo e noi li invitiamo calorosamente ad andarsene dalla nostra stream. Su Twitch si sta sviluppando l'hating perché la gente non ha più niente da fare. In base alle segnalazioni che vengono inflitte all'utente, creare dei gruppi per separarli dal resto. Gli haters si possono denunciare alla polizia postale, ma speriamo che con il tempo possano non esserci più. Ciao!